Molitva za zdravlje. Preghiera di guarigione. Gospodine Isuse Cristo. Signore Gesù Cristo. Si na svijet. Sei venuto al mondo per annunciarci il Signore, per farci vedere il suo volto, per farci vedere chi è e come nostro Dio. Grazie a te, grazie alle tue parole e alle tue opere, noi possiamo conoscere Signore in una nuova luce, quello che prima era inaccessibile per noi. Grazie a te. In una parte possiamo scoprire il mistero del Signore, cioè come è Dio in se stesso. Possiamo comprendere Dio in un altro modo, come prima non potevamo vederlo, è quello che con le nostre forze non potevamo mai scoprire. Signore Gesù, grazie. Grazie per tua opera e grazie perché ci hai fatto vedere, Signore. Gospodine, Signore Gesù Cristo, pokazao si nam, tu ci hai fatto vedere che il nostro Dio non è un Dio lontano da noi, ma che Lui è Dio che è l'unione di tre persone. Zajedništvo. Dio è l'unione di tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Tre persone, ma tre persone che sono una cosa sola. Dio in se stesso è l'unione e donazione reciproca di queste persone. Donare lì dove dimora l'amore. Perciò San Apostolo Giovanni poteva scrivere Dio è amore. Perché dove c'è l'unione, dove c'è rispetto e donazione reciproca tra le persone, lì c'è amore. Grazie Signore Gesù Cristo perché ci hai fatto vedere Dio. Dio che è amore, Dio che vuole a noi donare questo amore. Grazie Gesù, grazie.
Gospodine, Signore Gesù Cristo, tu ci hai fatto vedere com'è Dio. Ci hai fatto vedere che Dio è il mistero della Santissima Trinità. Tu ci hai fatto vedere che Dio è l'unione di tre persone. Questo inviti pure noi a vivere in unione con Dio, ma in unione con il nostro prossimo. Pure noi di amarci, di sacrificarci gli uni per gli altri e di donarsi a vicenda. Spesso non ce la facciamo a fare, spesso non riusciamo ad amare il prossimo e amare te, Signore. Ciò stasera vogliamo pregarti di aiutarci su questo cammino di amore e di nozione. Donaci la salute del corpo e dell'anima, che esso possa aiutarci ad amare sempre di più te e il prossimo. Tutti voi, le vostre famiglie e coloro per chi stasera avete pregato, benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.